vorrei ricordare alcuni numeri proprio per rendere un po' più concreto quello di cui stiamo parlando. I risultati che sono tristemente noti: 470 morti nel Mediterraneo dall'inizio dell'anno e siamo solo ad aprile. 3.500 nel 2014 e negli ultimi 4 giorni nel mio paese, in Italia, sono stati soccorsi nel canale di Sicilia 5.629 migranti verso appunto l'Italia. Oggi siamo arrivati ad avere un rapporto di iniziativa che presenteremo a dicembre, proprio nell'ottica di cominciare a uscire da quell'approccio emergenziale, da un'ottica emergenziale, per avere delle politiche stabili e strutturali che devono comunque portare avanti una politica unica e che mette in atto l'articolo 80, solidarietà e equa ripartizione delle responsabilità. Noi abbiamo preso 8 punti, quindi il primo punto, che è quello della solidarietà e equa ripartizione delle responsabilità, la lotta contro l'immigrazione clandestina, quindi contro i trafficanti. Un altro punto sarà proprio sul il pacchetto asilo, sarà rivisto il pacchetto asilo. Chiederemo un'inchiesta proprio per vedere come sono stati spesi i fondi europei per quanto riguarda l'immigrazione e l'asilo. Sarebbe una specie di Mare Nostrum, i principi che erano contenuti in Mare Nostrum, e uscire da Mare Nostrum italiano per diventare Europa Nostrum, un po' in questa direzione, con questi obiettivi in cui si chiede agli Stati membri di condividere appunto le loro responsabilità, ma anche in termini di search and rescue, quindi ricerca e salvataggio. Per quanto riguarda Triton, allora è una bocciatura completa la sua? Triton, diciamo che gli sforzi che sono stati fatti ad oggi non sono sufficienti. Direi che io non parlo di bocciatura, ma direi di fare un passo avanti. Forse è stato fatto un passo indietro facendo Triton e cercando di indebolire un pochino quelle che erano le politiche. Vorrei ricordare che le ultime persone, ad oggi sono oltre 5.000 le persone che sono stati che hanno approdato nel canale di Sicilia in Italia, sono stati salvati non da Triton, ma dalla Marina Militare, ma anche dalla Guardia Costiera. E quindi quello che noi stiamo cercando di dire è che non è un problema italiano, è un fenomeno naturale che deve essere affrontato appunto con una risposta politica.